finisco la brioscina. Intanto che lui finisce la brioscina, io vi dico buongiorno amici di Monster Movie, ben trovati qui dalla 81esima mostra del cinema di Venezia. Siamo arrivati al giorno 7, percepito 40, perché quest'anno il caldo è devastante e ci sta mettendo tutti in serie difficoltà. Veramente mai stato un caldo così, esatto. Al Lido. Però i nostri amici elettori non frega un cazzo del caldo e gli interessa sapere come sono i film di questo cantonismo mostrazione di Venezia. Poco Monster, l'anno scorso c'erano stati due o tre vampiri qua e là, quest'anno praticamente nulla. Però abbiamo visto delle cose belle. Carlo, spiegaci cosa di bello abbiamo visto. Io non l'ho visto perché sono arrivato venerdì, però dici un po' com'è stato questo Beetlejuice, che comunque è vero. Monster sicuramente ha un certo appeal. È vero, Beetlejuice che abbiamo visto praticamente 6 mesi fa, come percepito. Allora, per i fan di Tim Burton della prima ora sarà un'ottima sorpresa, perché è ascrivibile pienamente a quella prima fase della sua creatività anche un po' anarchica, no? Quella di Beetlejuice, quella di Edward Mani di Forbice, quella che ha settato comunque l'immaginario Burtonesque, come si dice. Come film in sé riprende molti schemi del primo proprio, gli manca secondo me a volte, sono un po' tre film in uno, capito? Certo. C'è la linea di Monica Bellucci che sembra infilata veramente a forza, eccetera. Però tutta la parte di Jenna Ortega, il ritorno stesso di Michael Keaton, funziona, è simpatico, anche delle cronache molto intelligenti per prendere un po' in giro la tendenza, diciamo così, get a walk, e comunque un certo modo di fare cinema moderno, attuale, qualcuno direbbe disneyano. Però lo fa in maniera sagace e non solamente così tanto per prendere in giro. Quindi sì, quindi una secondo buona te apertura. Comunque l'ha fatto come, cioè, quasi passion project e non semplicemente per incassare l'assegno. Assolutamente, è un passion project, si sente, si percepisce, c'è questa mosca che arriva direttamente da Beetlejuice ovviamente, e si sente bene, è un buon Tim Burton, questo sì. Ok. Cos'altro poi abbiamo visto? Vabbè, di bello? Ne abbiamo visti tanti. Io direi che in generale il livello, la mia impressione è che non ci sono stati, magari come anni passati, io ricordo tipo nel 2018 che c'erano due o tre bombe subito così all'inizio. Diciamo che di bomba forse ce n'è stata una, però il livello comunque, non ho mai visto un film, a parte ieri sera, però era di Orizzonti Extra, quindi non era in concorso. Non ho mai visto un brutto film, ecco, però non ho neanche visto super eccellenze, a parte forse il primo ruggito che abbiamo sentito, che è stato con The Brutalist, che in questo momento, martedì 3 settembre, può essere al momento il più papabile Leone d'Oro di quest'anno. È un film di Brady Corbet, che è una creatura del festival, perché gli altri suoi film, ossia L'innocenza di un leader, L'infanzia di un leader e Vox Lux, sono stati presentati entrambi qua, uno in Orizzonti, uno in concorso, ed è un film che la parola che sentirete pronunciare più spesso è monumentale, perché è quel tipo di film corposissimo, sembra quasi un biopic, ma non lo è, perché è questa è un'arma a doppio taglio. È molto ambizioso come film. Ambizioso, cioè, pomposo anche volendo. Pomposo, vuole buttarci dentro 80.000 tematiche diverse, sì. Però secondo me comunque ci riesce. Sì, sì. E poi la cosa divertente, diciamo come piacere cinematografico, è che così come il film parla di un architetto che fa un'opera, diciamo, molto ambiziosa. Architetto così ebreo che fugge dalla Germania dopo l'Olocausto. Esatto, è una classica storia da sogno americano, no? L'arrivo in America. Le speranze e anche le difficoltà degli immigrati. E stavo dicendo, questa, diciamo, opera molto ambiziosa, monumentale, di brutalismo che vuole fare l'architetto, è rivista anche nel film stesso, no? Sì. C'è un po' questo livello metacinematografico, perché il film stesso è molto ambizioso, ha molte complessità, ci sono anche magari dei contrasti con i produttori che ha dovuto avere il regista il film, ed è presentato in un formato magnifico che è il VistaVision. Sì.
cioè diciamo che senza andare troppo nel tecnico, è pellicola poi, che è 35 mm orizzontale, poi riversata su 70 mm, quindi un formato del passato, cioè, glorioso, diciamo. E anche questa è un tipo di forma che coincide con il contenuto. Poi il film dura 3 ore e 40, all'interno del film c'è un intervallo. È previsto un intervallo. 15 minuti, quindi diciamo che si è accompagnati all'interno di una grande, sì, opera e si sente. E comunque c'è un Adrien Brody che per qualità della performance pare abbia fatto il sequel del Pianista, cioè al di là della componente tematica, perché lui è appunto un ebreo fuggito dalla Germania dopo i campi di concentramento, però è veramente assorbente, cioè ti assorbe, sì, totalmente, ci credi, e appunto sembra un biopic nonostante non lo sia, quindi è... Sì, è una figura fittizia ispirata, sì, sì, a varie altre figure. Sì, però per me un grandissimo cinema, un grandissimo linguaggio, una grandissima forma. Finora è il film che, nonostante dura 3 ore 40, non senti di aver speso male neanche un minuto. E questo, sì, secondo me non è, diciamo, scontato. È specchio di quello che un po' anticipava Barbera, che il cinema sta andando in una direzione di queste opere più lunghe che ti spingono a togliere il culo dal divano e andare in sala. Diciamo che questo film qua, secondo me, non in sala non ha nessun senso. No, è un, esatto, film da vivere nell'esperienza. Anche se è comunque impegnativo. Poi cosa abbiamo visto di molto bello? Io dopo Vebrucalis ci metto Vermiglio per il momento. Vermiglio molto molto Vermiglio, questo molto film bello di Maura Galtero, ambientato sul Passo del Tonale a inizio Novecento, anni della Prima Guerra Mondiale, come campo di battaglia di Gianni D'Amelio, però è una storia molto più intima su una famiglia che vive appunto la montagna, l'Alessandro Borghi. In un paesino di montagna c'è questa famiglia dove c'è il professore, c'è il maestro, con tutti questi fantastici bambini che recitano in dialetto per tutto il film. Noi ci siamo sentiti un po' a casa, sì, perché comunque Passo del Tonale non è distante da Ponte di Legno, Brescia, poi è già in Trentino, e quindi lo potevamo vedere quasi senza sottotitoli noi. E cioè, è stato, diciamo che è tutta una prima parte divertente, che ti fa vivere l'atmosfera, cioè divertente è esagerato, però ti fa vivere di più l'atmosfera familiare con i bambini, con la scuola, tutti gli ambienti, e poi arriva a parlare di altro, arriva a parlare anche della condizione della donna in quegli anni, delle problematiche del dopoguerra, di omosessualità anche. Sì, ma è molto finemente. Esatto, molto, è una storia, diciamo. È un bello affresco, un bello affresco della montagna. Come si dice, è un microcosmo che diventa, cioè, sì, di tematiche universali, quindi molto bello, per me è bellissimo film. Sì. Poi questa settimana sono già passati Maria, il biopic di Maria Callas con Angelina Jolie. Fino a quel momento era molto bello, mi è piaciuto molto, perché quel Pablo Larraín lì che ha chiuso, diciamo, un'ideale trilogia con Jackie e Spencer, è comunque molto, per me, molto inquadrato, molto riuscito. Un ghost movie su lei tormentata dal suo passato glorioso mentre vede la fine. The Order di Justin Purcell, che è un ottimo, secondo me, thriller. Sì, The Order, effettivamente, thriller con Jude Law nei panni. Io direi che spacca come film. Cioè, sì, non è niente di nuovo, nel senso, un thriller un po' la True Detective, ne abbiamo visti, esatto, centinaia di film così, però bei personaggi, bella atmosfera. C'è Nicolas Hoult che interviene un suprematista bianco, che però deve passare per uomo di famiglia comune, quindi con questo, sì, volto, sì, pulito. Però questo è sicuramente nella colonna dei sì. Poi qua e là, film, per esempio, il francese, Les Enfants, non ha fatto impazzire per alcune cose, ma sicuramente. Però un buon coming of age, potrebbe andare anche questo premio. E poi, secondo me, molto interessante anche il brasiliano. Il brasiliano English Go Yaki, I'm Still Here, sulla storia di un deputato brasiliano che è diventato uno dei volchi simbolo dei desaparecidos, della dittatura militare, militare. Brasiliano. Lei potrebbe andare a vincere la Coppa Volpi, molto bravo. E cosa ci aspettano nei prossimi giorni? Cosa andiamo oggi, in chiusura? Oggi It's Guadagnino Day. Oggi It's Guadagnino Day, che torna due anni dopo Bones and All, con Queer, sì, con Daniel Craig. Se non fosse stato per lo show, però ci sarebbe stato. Avremmo già visto anche Challenger. Esatto. E poi domani è il giorno di Joker, Folie à Deux. Quindi io direi che il prossimo episodio ci risentiamo. Ci sentiamo dopo, sì, la visione di Joker, che sicuramente è, esatto, uno dei film più attesi. Così vi diamo subito, sì, il feedback. Benissimo, andiamo in sala a vedere altri film. Ci riaggiorniamo, amici di Monster Movie. Ciao! Mostri a Venezia.